Magnifico. Hai toccato l'aldilà, ma sei rimasta in vita e intatta. Non potrei chiedere un'osservatrice migliore. E così, adesso il mio piano è completo. Non toccarla! E tu chi sei? Un umano. Non sei solo. Sei tu. Stolto ignorante. Io ho liberato il tuo spirito dalla sua prigione e ancora vuoi aggrapparti a delle spoglie mortali. Proprio così. Sono tornato per te. Davvero intrigante. Pura forza di volontà. Ahimè, i nostri affari dovranno attendere. Ti ho detto di tenere giù le mani! Capisco, lei è tua. Non devi temere. Io posso essere la sua salvezza. Sono morto. Sì, se non ti dai una mossa. Sono passati 3 secondi nel mondo reale. Un respiro e sei morto. No, non posso morire. C'è solo un modo per cavartela. Dammi il tuo corpo. Salverò tua sorella. Come faccio a fidarmi di te? Nessuno ti obbliga. Ma una volta che sarai morto, tua sorella rimarrà sola con quel bastardo. Punto. E poi io scomparirò. Non lo so. Non ne ho idea. Si chiama Mari. Io sono Akito Izuki. Adesso ci presentiamo? Ok. Chiamami KK. Ho rinunciato al mio nome. KK. Ti prego. Aiutala. L'ospedale. Mari.
E a me fa sempre storie quando non chiudo bene la porta. Ipocrita. Mari. Mari! Questo è l'ospedale. E dai, smettila. Sono ancora vivo. È il tuo giorno fortunato. Ehi, che bello che sei oggi. Piantala! Allora, mi lascerai usare il tuo corpo? Non l'ho mai detto. Eppure sono ancora qui! Ehi, ti tiri indietro dal nostro accordo? Non ho detto neanche quello. Se lo dici tu. Sai, non si sta malaccio qui. Hai idea di dove abbia portato mia sorella, quel bastardo? Beh, perché il suo piano funzioni, ha bisogno di un rituale immenso. Quindi, se scopriamo dove... Calmati. Al momento potrebbe ucciderti in un attimo. Non aver fretta. Prima c'è un altro posto in cui dobbiamo andare. Ciao a tutti ragazzi, io sono Dev e bentornati sul mio canale. Eccoci di nuovo con Ghostwire Tokyo. Io sto registrando più o meno di fila dal primo episodio. E ancora non so quando ve li metterò, anche perché devo ancora editare, eccetera, eccetera. Come detto, alla fine dell'altro, il combattimento, che era la cosa per cui volevo più giocare a questo gioco, sembra carino. Ci può stare. Il resto, insomma, da vedere. E come detto, cose cultura giapponese o anche solo, insomma, tutto il setting giapponese. Beh, adesso dove andiamo? Andiamo all'uscita. In generale non mi fa impazzire, se sono messi a parlare. Molto presto. Non sono un grande amante di queste cose. Però vabbè, vediamo. Va buono. Non dovrebbe essere lunghissimo, tra le altre cose. Ah, attenzione, finito il prologo, credo. A saperlo quasi ve lo attaccavo all'altro episodio, vabbè, stesso. Non c'è più nessuno. Tutti spariti nel nulla. Probabilmente. E se il loro piano sta funzionando, siamo pure tagliati fuori dal mondo. Lo bracchi da un po', questo tizio, eh? Sì, ma non sono riuscito a non farmi ammazzare. Comunque, basta chiacchiere. Andiamo. Infatti, basta chiacchiere, che sto gioco è tutta una cazzina. Tacci sua. C'è ancora quella nebbia. Stanne alla larga, è pericolosa. Perché c'è tanta nebbia? Cosa c'è? Allontanarti, subito! Nebbia prosciugherà la tua salute fino ad ucciderti, è meglio non rimanerci a lungo. Quindi... cosa? Ma queste qua indicano la nebbia. E come cazzo faccio allora, scusami? Devo fare corro veloce Cristiano Ronaldo? Ma forse era solo da quella parte. Chi me la coglie corri veloce Cristiano Ronaldo? Vai, coglietemela per favore. Ma, scavalca? Ah, sì. Beh, onesto. Salto, come detto, un po'. Un po' la Skyrim, un po' come...
Oh, soldi? Non ci avevo fatto caso, Boni. Vabbè, sì, ok. Quindi c'è un sistema di compravendita. Come detto, io avevo guardato, credo, una recensione dei Player Inside. Midna l'aveva già Quello cos'è? finito. Diamo un'occhiata. E Guarda chi c'è. pochi vi... Ma mi sa solo i Sparazzati. trailer, a parte quella recensione. Quindi proprio so molto poco. Qua c'è la nebbia. Presumo che... Al momento sembra abbastanza guidato. Oh. Non so se sarà sempre così. Aspetta, credo che fare la stealth qua è un po'... Fagliela vedere. Solo il portale. Ah, per adesso all'inizio magari cerco di prenderli tutti i nuclei, poi insomma valutiamo. Che come detto, se ci troviamo 92 nemici davanti e dobbiamo per 92 volte tirar fuori quel nucleo, insomma un po' mi cacchierei la minchia. Detto proprio in francese. Allora, qui come detto, almeno per adesso sembra abbastanza guidato e ci posso stare. Ci posso stare. Non insistere, allontanati. Madonna. Dammi il tempo. Purifica il portale Torii. Purifichiamo. Bene, i portali possono ancora essere purificati. Ehi, dai un'occhiata dentro al santuario. Allora la nebbia veniva da questo portale Tori. A quanto pare. Non pensavo saresti riuscito a purificarlo. Scusa, la nebbia qua c'è ancora. Boh, vabbè. Ah, però qua mi sa di no. Vabbè, intanto dobbiamo perlustrare il santuario. Delle catascero. Ci serviranno. Questi. Io comunque Qui la abbiamo recensione che vi tutto. dicevo l'ho vista quando è Andiamo. uscito, quindi figuratevi cosa mi ricordo. Questo. Oh? È una Cos'è? pistolas. Piccolo bastone che qui sono attaccati. Ah, vabbè, credo che siano cimelio. Non so per cosa possa esserci utile, non credo per il combattimento. Forse per attirare i nemici, potrebbe essere. C'hanno i sonaglietti. Cane, dicevo, è buono. Che cosa sta abbaiando? Là in fondo. Dobbiamo fermarlo. Possiamo ancora salvarlo. Hanno già fatto abbastanza danni a questa città. Non di qui. Torna indietro e aiuta quegli spiriti. Fermati, torna indietro. Dobbiamo salvare quegli spiriti. Non so se ci sia la schivata, mi sa che non ce l'hanno detto, quindi non ci sia, o no? Vorrei controllare i comandi. La nebbia deve averli tramutati in spiriti. Vediamo che cosa possiamo fare. Tira fuori una di quelle catascero. Servito 309 Gli ha spiriti in una risucchiato. catascina. Sembra abbia funzionato. Ok, ora alla fase 2.
Prova a trovare una cabina telefonica. Esistono ancora? Trovala e basta, forza! Ah no, dovevamo venire qua tra l'altro. Io stavo facendo un giro largo per vedere se ci fosse qualcosa. Vabbè, entriamo. Ok, e adesso? Alza la cornetta, ci metto in connessione. Ma che... Questi li ha costruiti Ed. Appoggiaci la Katashiro. Chiunque sia stato trasformato in spirito dalla nebbia tornerà normale una volta rispedito fuori. Ma che cos'è? Ah. È lui. Una futile impresa. La salvezza di queste anime è nelle mie mani. Fatti da parte. Tu non sei un salvatore. Fatti da parte? Dai, su, dobbiamo tornare là fuori e aiutare quanti più spiriti possibile. Beh, ha detto che non sono un salvatore. Ha ragione, non sono salvatore. Torniamo al nostro giretto. Io sono Atako. Come cazzo si chiama? Atakiko? Atako? Vabbè, quello che è. Va buono. Nebbione, dispositivo trasmissione. Vabbè, è quello che... Ah, c'era punti esperienza. Questo forse il primo non ce l'aveva detto. Ok, vabbè. Niente qua, come detto, non si può andare qua sopra. E apparentemente comunque non c'è molto da lottare. Comunque... No, no, scusa. Comunque, come detto, io spero che sia solo magari adesso all'inizio, perché veramente troppe cazzine, ragazzi. Cioè, non so secondo voi, ma mi pare un po' troppo, eh. Comunque, noi arrivavamo da qua. Questo Ed è ancora là fuori da qualche parte. Quello doveva essere il piano, ma è andato tutto a rotto. Quindi non so cosa stia facendo. Non stare nella nebbia. Vabbè, ma c'è nebbia ovunque. Che Cristo. Questo Ed è ancora là fuori da qualche parte. Quello doveva essere il piano, ma è andato tutto a rotoli. Quindi non so cosa stia facendo. Sì, l'avevi già detto, bro. Forse in realtà la nebbia ce l'ha... Che? Lui! Dicevo, la nebbia ce l'ha segni messa sulla mappa, apparentemente. Via, c'è. Ottimo. Quindi noi possiamo andare.